Si è aperto ufficialmente il calciomercato e la Salernitana è pronta alla cura Sabatini, che da quando è tornato, pur non operando direttamente sul mercato, ha prodotto 4 punti in 2 partite, evidentemente mettendo a posto testa e voglia nello spogliatoio. La squadra questa sera sarà impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium, partita secca a Torino contro la Juventus. Obiettivamente il passaggio del turno sembra fuori portata. Salernitana con gli uomini contati e con Candreva tenuto precauzionalmente a riposo e non convocato. Idem per Castagnossi infortunato. Con Mazzocchi ceduto al Napoli per 3 milioni, la priorità adesso di Walter Sabatini è un laterale destro per cominciare la rivoluzione non di ottobre ma di gennaio. I nomi caldi dopo il rifiuto di Zanoli del Napoli, pronto a trasferirsi al Genoa in prestito, sono Soppi dell'Atalanta e soprattutto Leonardo Sarnicola, esterno da 3 anni inamovibile della Cremonese, che sembra obiettivamente il nome più caldo per la fascia. A centrocampo porta aperta con la Juve per il ritorno di Nicolussi Caviglia, ma non è il solo. Sabatini vuole fare un tentativo per Moretti e tiene d'occhio la stella Ilvin per la tre quarti. A Salerno ieri circolava la voce, più fantasiosa che mai, di un ritorno di Verdi, mentre quello di Bonazzoli sembra una possibilità concreta. Anche Djuric potrebbe essere un nome caldo per l'attacco, che dovrebbe comunque regalare 2 centravanti ai Granata. Con Dia sicuro partente, sospeso tra l'Inghilterra e l'Inter, potrebbero esserci dei nomi a sorpresa al momento impensabili per la piazza Granata. Uno di questi è Alexis Sanchez, con ingaggio pagato per tre quarti dai nerazzurri, potrebbe essere un sogno ritenuto al momento fantamercato, ma che potrebbe diventare nelle prossime ore realtà. Sabatini ha appena iniziato il suo operato, proverà a incassare quanto più dalle cessioni per investire e sistemare una rosa debole, ma in ripresa almeno sotto il profilo mentale. Lovato è sul piede di partenza dopo una stagione disastrosa. Pirola ha mercato da capitano dell'Under 21 e la Roma potrebbe spingersi oltre i 10 milioni di euro. Koulibaly ha richieste, ma Inzaghi vorrebbe tenerlo, così come Shaun A, che sarà confermato, e Simi. Se si apriranno porte di mercato, Maggiore, che non ha mai convinto, potrebbe partire, ma il suo valore è vertiginosamente sceso. Per Gyomber si valuterà, ma dovrebbe restare alla fine, mentre per Bradaric, in caso di sirene inglesi, sarà ceduto in cambio di una cospicua cifretta.